Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova doppia reaction e oggi andiamo ad ascoltare Tu mi hai capito di Madame e Sfere Basta e Balaclava di Tony F e Capo Plaza. Come potete sentire dal mio tono di voce sono abbastanza congestionato, io comunque partirei dalla prima canzone, ovvero Tu mi hai capito, una traccia che vede insieme due artisti che ormai sono dei colossi nel mainstream, l'una che viene un po' di più dal rap fino a 2 anni fa, possiamo dire che era a tutti gli effetti un'emergente, quasi sconosciuta, soprattutto l'anno scorso ha fatto dei passi avanti assurdi, è un artista che io vi dico anche che non apprezzo perché non mi prende, non mi piace proprio la sua musicalità e quello che dice, però ecco, nell'industria musicale è diventata davvero una figura importante. Dall'altra parte ne abbiamo forse una ancora di più, uno che viene dalla trap e ormai confamoso, mi ha fatto capire quello che ormai vuole lui dalla musica, essenzialmente fare solo soldi. È diventato un imprenditore e anche da questo punto di vista vede la musica come un business. Poi chiaramente in famoso c'è qualche anche traccia un po' più old style, però francamente è un album che mi ha deluso totalmente e penso che in una piccola parte anche Sfera in un certo senso l'abbia deluso, comunque si aspettava di più da questo prodotto, perché basti solo pensare che ad oggi chi è che parla più di famoso? È un album che è uscito nel 2020 ma per certi versi è stato già un po' dimenticato. Comunque sia, procedendo con l'ascolto e vediamo che cosa hanno tirato fuori. Ok, non è male. Ok, so che mi vedi, ne vali la pena forse, mi aspetto nulla però dammi tutto. Consumo le suole dietro ad un sogno più grande di me, in giro pure se piove. La mia vita è crazy, la tua vita baby, non voglio mischiarla con tutti sti guai. Cancelli il numero e non mi richiami, no, 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 che non si spegne. Sempre gli stessi flow. No che non so comportarmi, vengo dai palazzi ma pieno il mio conto. Eppure se mi vedi poco tu hai capito, chissà se davvero non mi hai mai tradito. La vita ti dà poi ti toglie per questo paura di starti vabbè vicino. Sinceramente mi aspettavo molto di peggio, o meglio, non mi aspettavo proprio nulla, nel senso che da quando ho visto questi due nomi e questa collaborazione ho detto ecco, la classica canzone mainstream, ed effettivamente lo è, però secondo me Madame ha fatto un ritornello molto orecchiabile, il beat per certi versi ricorda un po' quelli trap che andava forse un po' di più nel 2016-17, quindi vi dico che il ritornello lo salvo, non è male, chiaramente sempre tenendo conto che è una canzone mainstream che come obiettivo ha quello di arrivare a più persone possibili. Sfera ha fatto il suo, però anche in quel caso davvero un testo che potremmo aver sentito da parte sua almeno una 30ina di volte, i flow sono anche più o meno gli stessi, quindi lui non è che l'ho apprezzato così tanto, però in fin dei conti la canzone per me anche un 6 se lo può portare a casa, cioè ripeto, mi aspettavo molto di peggio, o meglio non mi aspettavo nulla. Madame ha questo flow particolare, specialmente nel ritornello, che in alcuni casi secondo me l'aiuta anche nel fare qualche gioco di parole, qualche cosa del genere, però in altri casi, non lo so, mi cringe un po', nel senso che mi dà un po' fastidio, non riesco proprio ad apprezzarlo fino in fondo. Per il resto, se andiamo a considerare il testo, è quello classico di una canzone mainstream, ovvero parla un po' di amore, Sfera chiaramente parla del suo passato, non avevo niente, adesso tutto, non avevo un cazzo, adesso Witton, non avevo un cazzo, adesso la pasta al tonno, roba molto basic, però alla fine una canzone mainstream è questo che deve avere, appunto per arrivare a più persone possibili. Invece cambiamo argomento, parliamo un po' di Balaclava, questa nuova collaborazione tra Tony F e Capo Plaza. Che dire, sinceramente non so se avevo meno hype per questa o per la canzone con di Madame Sfera, perché alla fine da Capo Plaza e Tony F so già cosa mi aspetterò, un beat trap probabilmente un po' anche, non lo so, no melody o comunque sai i classici beat ormai che fa Sick Luke per la Dark da più o meno Dark Boys Club in poi, anche se Untouchable ha avuto qualche sound un po' diverso ed è un progetto che ho reactato e vi lascio il link in descrizione, non mi è dispiaciuto, è fatto bene come album mainstream. Quindi dicevo, mi aspetto Capo Plaza che ripete le stesse 4 cazzate per la sua strofa intera, Tony che fa la voce un po' forzata, non riesco ad avere hype, chiaramente non voglio giudicare questa canzone prima di ascoltarla, però ecco, queste sono un po' le mie aspettative. Una cosa interessante che c'è da dire è che la traccia è stata aggiunta ad Untouchable
Mashable, e mi fa pensare che ci potrebbe essere spazio per una deluxe edition tra un po' di tempo, perché comunque aggiungendo il singolo all'album vuol dire che tu vuoi ancora continuare a puntare sul prodotto, vuoi ancora aiutarlo a collezionare più streaming, vendere più copie, e quindi perché no, potranno uscire anche altre tracce. Comunque anche in questo caso non perdiamo tempo e ascoltiamo Balaclava. Sto correndo solo verso il money e basta, non fare lo scemo, scemo scerino. Mi aspettavo peggio. Sulla faccia scocciola la nuova scarpa, nero il balaclava Audi in carreggiata, le bolle un altro pezzo, chiamo il frada tirra. Ok, l'orologio brilla al tempo, mo ci ripaga, e tieni alla mia bag, postati dentro al blocco in disco, c'entriamo. Vaffanculo. Sto correndo solo verso i, classica voce, fare lo scemo, balla Glock che spara. Ok, mangio tartar, bonifico dal Qatar, butta la pasta, balla, va bene, in faccia a mio fratello, seconda anne ma non ha parlato. Rolls Royce, tettuccio con le stelle, Lambo verde, targa albanese, Sosa. Sinceramente devo ammettere che non è pessima come mi aspettavo, anzi devo dire che la traccia nel complesso non è male, ora ne parliamo con calma. Io in realtà mi aspettavo, come ho detto anche nell'intro, una roba più a Miri Boys, ripetitiva, un po' sempre la solita roba. Invece il beat che è stato prodotto da Sick Luke e Drillionaire nel complesso non è male, anzi suona bene. Capo Plaza onestamente mi ha sorpreso, perché sì, le cose che dice sono sempre quelle, però ha preso un paio di flow diversi. Anche il ritornello non suona così generico come mi aspettavo, al suo perché. Qua però mi ha deluso Tony, perché esattamente lui è entrato proprio come me l'aspettavo, con quella voce un po' forzata, un po' che ricorda i tempi di Crack Musica, e la sua strofa sinceramente è un 5 e mezzo, nel senso che ha fatto proprio il suo compitino, però non si è neanche applicato più di tanto. Invece, come ho detto prima, Plaza mi ha sorpreso, è stato bravo, secondo me è stato lui che ha dato proprio l'impronta alla canzone. Visto che sono più canzoni italiane, non in cui sento di e Balaclava, sono andato per curiosità a vedere effettivamente cos'è, ed è un banale passamontagna. Pensavo fosse, non lo so, una cosa un po' più ricercata, quindi il Balaclava chiaramente è il passamontagna, e infatti se vedete nella promo delle storie Instagram per il pezzo, insomma, sia Plaza che Tony hanno questo Balaclava. Chissà se c'è anche un video ufficiale in ballo, secondo me è probabile, soprattutto se vuoi in un certo senso spingere a dovere un'eventuale deluxe edition dell'album, ci sta magari fare il video ufficiale di questa canzone. Vi volevo anche tranquillizzare sul fronte Certified Lover Boy e Donda, perché entrambe le recensioni arriveranno. Ci metterò un po' di tempo, perché di entrambi gli album voglio capire quanti più dettagli possibili per fare un video più completo possibile. Cosa ne pensate però di queste due canzoni? Quale preferite? Cosa ne pensate di quello che ho detto un po' nel video? Siete d'accordo oppure la pensate diversamente? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace nel caso in cui non lo foste. Iscrivetevi al canale se lo siete già, attivate la campanellina così non vi perdete qualsiasi roba e contenuto e video carico qui sopra. Condividete questo con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat.